Cari amici, continua il viaggio di Tubertini Feeder in Tour. Oggi siamo in Umbria, in provincia di Perugia, sullo splendido lago del Trasimeno. E per le sue bellezze, per i suoi luoghi veramente stupendi, è un rinomato luogo di villeggiatura. Siamo infatti all'interno di una delle tante strutture ricettive poste sulle rive di questo lago, in particolare siamo all'interno del camping Punta Navaccia, che naturalmente ringraziamo per l'ospitalità e per averci permesso di pescare su questo comodo molo. Tra l'altro il camping è dotato di tutte i comfort e quindi è un luogo ideale per passare una vacanza insieme alla famiglia e potersi dedicare magari qualche ora anche alla nostra amata passione che è il feeder fishing. Il lago Trasimeno è facilmente raggiungibile perché è quasi costeggiato quasi per intero dal raccordo autostradale Bettorre Perugia, che collega l'E45 all'autostrada A1, quindi facilmente raggiungibile da un po' tutte le direzioni. In questo lago vi è un'ingente popolazione ittica di carassi e carpe, e in misura minore vi sono anche esemplari di cavedani e tinche. Oggi siamo in compagnia dell'amico Claudio Giaconi della Lenza Emiliana Tubertini Feeder e gli amici della Quintana San Marco, una prestigiosa società di pesca del centro Italia, che ora vi presenteremo. In questa tappa appunto di Tubertini Feeder in Tour ci accompagnano appunto gli amici della Quintana San Marco, una società che nasce principalmente per la pesca a colpo e per la totalago, ma da quest'anno ha un nutrito gruppo di accaniti federisti. Tra l'altro hanno ottenuto ottimi risultati già nel primo anno, infatti la maggior parte di voi è già qualificata con un turno di anticipo alla fase finale del campionato italiano di feeder fishing. E se non vado errato te Michele, siamo qui con Michele Lepri, ha già vinto un titolo, hai portato un titolo in casa Quintana. Sì, io e il mio collega, diciamo così, di coppia, Mauro Formica, abbiamo vinto sabato scorso il campionato provinciale feeder a coppia. Complimenti. Grazie. Oggi oltre a Michele Lepri c'è anche Giacomo Vitali che è con noi e, come ho detto prima, anche il nostro amico Claudio Giaconi. I carassetti del Trasimeno, normalmente i carassi qui hanno una taglia maggiore perché si parte dai 500 grammi per arrivare addirittura a chilogrammo. Oggi siamo in questo periodo estivo, naturalmente la dominanza dei carassi è di questa taglia. Siamo un attimo a darvi alcune delucidazioni tecniche su come affrontare questo stupendo itinerario. Io consiglierei naturalmente un'attrezzatura light, misura 10-11 piedi. In questo caso infatti stiamo utilizzando in questa sessione le Trinity Medium Light e la sedia telica nella versione da 11 e 12 piedi. La montatura è all'insegna della semplicità, è un running rig con deriva inline, quindi scorrevole, fermato da uno stopperino, e al di sotto abbiamo eseguito una piccola brillatura a cui abbiamo collegato uno sgancio scorrevole al quale poi collegheremo il nostro finale, in questo caso uno 010 del Next Florin con un amo della serie 229 nella misura del 14-12. Naturalmente pescando a feeder classico utilizzeremo sia cage che open end, che sono i pasturatori più utilizzati per insidiare i carassi, che è la specie dominante in questo lago. La Trinity Feeder Medium Light da 11 piedi sicuramente è una canna adatta per questo tipo di pesche perché ci consente di poter recuperare sia piccoli pesci come in questo caso carrassi di circa un etto, due etti, ma gestire poi comodamente anche pesci di taglia superiore, e quindi con queste canne abbiamo anche catturato esemplari di carpa superiore ai 15 kg senza nessun tipo di problema. Alla Trinity Medium Light abbiamo abbinato il Toda 6005, l'immancabile Toda,
caricato con del monofilo Navy dello 016 e uno shock leader 025 della Tatanka Evo. Le esche che stiamo utilizzando sono in particolar modo il Verme e i Bigattini, sono le esche normalmente più utilizzate per la cattura dei carrassi. In questo caso questo carrassetto si è fatto ingannare da un innesco doppio di piccoli vermi. Pasture che abbiamo deciso di utilizzare due mix differenti. Alcuni di noi naturalmente testeranno un mix già collaudato come questo rosso che è composto da fondo Big e Hypro Carp di Valdenade. Naturalmente una pastura a spiccato gusto dolce, quindi di fragola. L'altro mix che testeremo oggi in questa sessione di pesca è un mix composto sempre a base dolce, composto dalla Carrazio Special e dalla Gold Medal Yellow. Tutte e due comunque pasture a base dolce, quindi a base di una di fragola e l'altra di vaniglia. Di natura laminare che si estende su una superficie di 128 km quadri con una profondità massima di 6 metri. È un lago stupendo e adesso, approfittando della disponibilità di Simona, una delle titolari di questo camping, usciremo in barca per farvelo conoscere meglio. Bene Simona, oltre naturalmente alle relax, naturalmente alla pesca, ai divertimenti, quindi in questo luogo c'è anche altro, giusto? Sì, certo, questa è un'oasi naturalistica, è molto bella, proprio dietro abbiamo Campo del Sole che sono delle sculture, 28 sculture molto belle fatte dagli scultori famosi proprio a livello mondiale. E poi abbiamo di fronte due isole, l'isola maggiore e l'isola minore. L'isola maggiore è molto bella, è famosa per i merletti, poi è famosa per la pesca. E poi questa zona, questo scenario qui c'è stata la battaglia del Trastevere
Trasimeno tra i cartaginesi e i romani, famosa nel 217 avanti Cristo, e qui è proprio tutto un anfiteatro, i romani. Quindi è un sito anche archeologico, quindi molto. È storico. E questo è proprio un sito archeologico, sì, è molto bella la location. Dell'Umbria abbiamo 400 piazzole, abbiamo 75 bungalow, e era una palude, la fece mio padre, la sistemò una quarantina d'anni fa, e abbiamo tante attrezzature sportive, e come vedete si può pescare qui sul molo, sì, poi abbiamo animazioni, abbiamo il calcetto, un anfiteatro molto bello. Ho visto anche la piscina, sì, molto bella. Sì, sono tante, si può praticare poi sulla spiaggia qui vicino anche surf, cioè kitesurf, sci nautico, abbiamo la scuola di sci nautico, quindi anche per gli sport acquatici è molto attrezzato. Quindi veramente una location ideale per la famiglia, per le vacanze. Certo, per le vacanze, esatto. E per noi pescatori la possibilità anche di passare qualche ora in pesca. Quest'anno poi è bellissimo, è molto pescoso, ma poi è molto alto, e la qualità anche dell'acqua è... Il livello è alto quest'anno, eccezionalmente alto, di solito è molto più basso. Sì, è più basso. Quest'anno proprio è molto bello, poi è considerato anche una delle zone più pulite del lago. C'è stato anche recentemente di Lega Ambiente, hanno fatto dei controlli, dei campionamenti. Dei campionamenti, è proprio molto bello. Bene, noi Simona ti ringraziamo per averci ospitato. Grazie a voi, allora alla prossima.
con quattro catture in contemporanea non potevamo che chiudere meglio con dal lago Trasimeno. E vi diamo appuntamento con Tubertini Feeder in Tour nella prossima tappa.